Dobbiamo espletare le formalità di rito. La prego quindi di darmi le sue generalità. Io sono Antonio Villa, del Vivente Guido, nativo di Fratta, nella provincia del Polesine, da anni 33. Esercitavo le funzioni di cancelliere di pace a Fratta. Sono ammogliato con Teresa Cecchetti. Non ho alcun figlio, sono possidente e vivo con le rendite delle mie facoltà e sono di religione cattolica. Mi racconti della sua affiliazione alla carboneria? Felice Foresti, nel mese di giugno del 1817 venne in casa mia e mi disse che era stata organizzata una società carbonica, domandandomi se mi volevo aggregare. Il Foresti non mi disse in quell'occasione che lo scopo di quella società doveva essere l'indipendenza d'Italia, ma è vero che ho prestato il giuramento previsto per questa affiliazione, porgendomi in ginocchio di fronte a una seggiola. Ma dopo che lessi la sentenza di carbonari arrestati e condannati ad Ancona, ebbi paura e decisi di cessare di appartenere alla carboneria. Ed in segno e prova della mia decisione, io ho bruciato, e dico bruciato, nella mia campagna tutti i segni e i distintivi della carboneria. Mi risulta che certo Don Marco Fortini fu costretto ad abiurare da alcuni di voi della Fratta. Cos'ha da dirmi in proposito? In quanto alla abiura che fece Don Marco Fortini della religione cattolica, devo dichiarare che lo stesso scrisse sì quelle parole sotto la mia dettatura, ma la cosa fu per semplice scherzo e appena furono scritte quelle parole si lacerò la carta. Se abbia altro da dire? Null'altro che raccomandarmi al governo e all'umanità di chi avrà da giudicarmi, poiché voglio affermare che il mio solo errore proviene da sola leggerezza e non da pura intenzione, e che il Foresti mi assicurò che l'appartenere a una segreta società non era altro che una semplice trasgressione di polizia. Il Foresti lo veniva esaltando con l'idea dell'italica indipendenza. Vuoi quindi dire in quale modo e in quali occasioni il Foresti gli tenesse quei discorsi? Il Foresti, discorrendo dell'Italia, mi diceva che non poteva perdonare a Napoleone il non aver dato all'Italia un unico governo. Soggiungeva che sarebbe dovere di ogni italiano desiderare questa nazionale indipendenza ed unità, essendo triste vedere come il ferrarese era straniero al veneziano e così viceversa, ma erano discorsi generici che non rientravano negli scopi della carboneria. Mi ricordo che discorrendosi col Foresti sullo Stato d'Italia, egli diceva che se gli italiani avessero veramente voluto, sarebbe stato loro facile nel 1814 ottenere, grazie alle potenze alleate, l'indipendenza e l'unità d'Italia. E che questo medesimo beneficio lo potrebbero ottenere anche adesso, ma soggiungeva che una tal cosa non succederà mai per le divisioni che vi avevano luogo, essendo sempre stato il destino dell'Italia di essere separata e disunita. E sui suoi rapporti con i coniugi d'Arnaud? Mi ricordo bene che, discorrendo col generale d'Arnaud, allora quando capitò la Fratta, non so se i primi o agli ultimi d'agosto del 1818, sull'indipendenza d'Italia, mi ebbe a dichiarare che la posizione politica dell'Europa e l'unione delle varie potenze fra loro ne rendeva impossibile la realizzazione di questo discorso. Non aveva però allusione alla carboneria, ma era soltanto accademico. Ma se però con Don Fortini, Oroboni e Grindato, lei non abbia mai discorso dell'indipendenza d'Italia, qual supposto scopo politico della carboneria?
Don Marco Fortini dichiarò nel suo costituto politico che lei gli aveva proposto l'aggregazione alla società dicendogli espressamente che l'indipendenza d'Italia era il suo scopo e pure quello dei loro buoni. No, 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 non è vero. Quanto non mi si contesta, né io sarei stato così imbecille di riferire a costoro lo scopo politico della società. Le loro qualità personali sono tali che sarebbe stato imprudente il tener loro un simile discorso. Il Don Fortini è un imbecille. L'Oroboni è un ragazzo e il grindato è il ridicolo del paese. Pensi che viene soprannominato il bomba. Se abbia però quel Foresti parlato di una certa società segreta detta concistoriale. Egli mi raccontò che era stato incaricato o dal commissario di polizia di Rovigo o da qualche altra autorità di Venezia di scoprire gli andamenti e la ramificazione di questa società detta concistoriale, nella quale, a suo dire, c'erano dei preti e che pareva protetta dal Papa e dalla corte di Modena, senza peraltro spiegarmi più estesamente il carattere di quella società. Nell'ultimo suo costituto, lei era stato invitato a rivelare con tutta sincerità se e quale concerto si fosse formato in quest'isola allo scopo di depistare gli interrogatori. Appena fumo tradotti, in quest'isola si vede la facilità di comunicarsi vicedevolmente le proprie idee, tanto alla finestra quanto stando in camera. Le cui pareti sottili propagavano la voce alle persone detenute nelle stanze attigue. Nelle camere vicine erano detenuti Antonio Poli ed Antonio Roboni. La sera stessa in cui fui collocato nella camera abbiamo parlato, riconoscendoci reciprocamente dalla voce. Nei nostri discorsi ci interrogavamo a vicenda sul tenore dei nostri interrogatori, avendo però qualche riserva. Il Foresti faceva sentire il suo sdegno perché taluno si era comportato male nel suo interrogatorio, aggravando la sua posizione perfino con delle falsità. Ci comunicò quindi il modo col quale si dovesse ripiegare e questo suo piano, ripartito in tre punti, lo trasmise a me dalla finestra e con dei biglietti. Si doveva sostenere che si era parlato sempre di un progetto di società da attivarsi e non mai attivata. Si doveva escludere che lo scopo della società fosse stata l'indipendenza italiana e terzo, voleva che si annunciasse essersi abbandonato lo stesso progetto nel gennaio del 1818, onde in questo modo salvarci all'ombra della prescrizione. In quel modo lei si è riuscito a parlare con Don Marco Fortini? Come tutti gli altri detenuti, veniva a ripresa condotta al passaggio per un'ora al giorno. Questa concessione finì all'arrivo della commissione. I detenuti coglievano quell'occasione per avvicinarsi inosservati alla cosiddetta bocchetta delle camere di detenzione. Ed in questo modo potevamo intrattenersi in brevi colloqui reciprocamente ed anche consegnare o ricevere dei biglietti. Con Don Marco Fortini ho parlato in questo modo. Dia una prova ulteriore della sua sincerità con l'esporre come e con quali mezzi la società e i suoi capi si immaginassero ottenere quell'intento dell'unità d'Italia. Il Foresti mi informò che il Consiglio Guelfo, che ne era la mente, avrebbe deliberato sui mezzi i più adatti al conseguimento di questo fine e la Corbonaria doveva costituire la forza fisica. Veniva magnificando l'estensione e la potenza delle società negli altri stati d'Italia e che null'altro rimaneva se non d'estenderla anche nel Regno Lombardo-Veneto. Mi lusingava, affermando che attuata nel Polesine la si sarebbe in seguito propagata nelle altre province. Il momento opportuno di queste operazioni, mi diceva il Foresti, era quello di una rottura fra le potenze alleate, per cui le truppe austriache sarebbero state distratte altrove.
La carboneria aveva lo scopo di ripristinare il cessato governo di Napoleone, del quale si sperava il ritorno con l'aiuto delle società segrete esistenti in Francia. Questa contestazione mi richiama al pensiero a un discorso che ho sentito farsi, cioè che le società segrete e la carboneria esistenti in Francia si proponevano di cambiare un sistema monarchico, di creare imperatore il figlio di Napoleone e reggente Maria Luigia, che perciò, approfittando di quegli sconvolgimenti politici, anche i carbonari d'Italia, assistiti dai francesi, avrebbero procurato di darsi un governo libero e nazionale, e che in questo modo i due governi, italiano e francese, si sarebbero vicendevolmente assistiti. Chi fosse fra quelli della fratta veramente il più caldo per lo scopo della società? E sul principio il più caldo di tutti era veramente Don Fortini, in quale si figurava di poter gettare via il collarino sacerdotale nel caso di una rivoluzione e di marciare come un soldato. In appresso però si raffreddò anche egli, allorché tutti conobbero la sciocchezza della cosa. L'entusiasmo che mi ha saputo infondere il Foresti coi suoi racconti non mi lasciò calcolare freddamente sulle conseguenze del mio delirio. Il mio cuore non ha però mai coltivato una disposizione criminosa, ed io pensavo che, siccome non avrei agito allora quando si fosse presentata l'occasione opportuna, così non avrei mai, e dico mai, potuto essere considerato un ribelle. Tutti conoscono il mio carattere, ben lungi dall'essere fermo, risoluto. Io non ho che la dote della sincerità, come ho dimostrato in questa medesima inquisizione, dove non ho saputo mantenere il segreto. Lei può andare. Questo inquisito palesò un carattere leggero, facilmente accendibile dal timore o dalla speranza. Era loquace e garrulo anche allora, che manifestava delle circostanze importanti. Palesò del resto tratto del pentimento, parendo penetrato dal suo graviamento, e di consesso perciò lo giudicava suscettibile di emendazione. La sua salute pare rigoroso.